business model, il modello economico delle aziende. Quanti di voi sanno che cos'è un modello economico di un'azienda? Possiamo descrivere. Un modello economico è un qualche cosa che serve normalmente, con dei dati che prende, di indirizzare o di prevedere delle situazioni, delle soluzioni nel tempo, cercando di anticipare delle reazioni di un mercato che deve ancora formarsi. Sì, si tratta di un modo di descrivere come funziona economicamente l'azienda ed è tipicamente un concetto di strategia aziendale. Noi in Italia viviamo un momento in cui, come spiegava il dottor Scacciaferro, questa strategia è fondamentale per affrontare le sfide globalizzate, come gli esempi di Nespresso, che associa tre elementi, tre modi di fare business, diffonde e trova una soluzione per innovare, battere il mercato, diffondersi nel mondo. Oppure, per esempio, dei francesi che acquistano addirittura le vigne in Cina e trovano un modo di vendere il prodotto franco-cinese e cinese. Questi sono quegli elementi che possono fare veramente la differenza. E non lo dice Ugo Donelli, ma le ricerche di Boston Consulting Group, IBM e dei maggiori consulenti mondiali. Questa necessità di innovare il modello di business, di innovare la strategia dell'azienda, è fondamentale e va inserita anche nel processo di internazionalizzazione, perché si tratta di uno dei fattori interni a cui faceva riferimento di nuovo il dottor Scacciaferro, che sono fondamentali per avere successo nell'andare all'estero, ma nel fare internazionalizzazione in senso strategico, complessivo. Che cosa si intende con questo? Si intende che l'innovazione oggi viene vista come l'innovazione tecnologica, quindi quella che sta avendo questo prodotto. In realtà questo non è vero, perché esiste anche l'innovazione di prodotto, di ciò che si propone al cliente. E in letteratura esistono altri due fondamentali settori di innovazione, quella del servizio al cliente e quella di processo, di come si arriva ad avere questo prodotto. Con questo tema nuovo, affrontato, creato da questo svizzero che si chiama Alexander Osterwalder, in realtà si scopre che le zone dove si può fare innovazione sono 9, non più 3. E questi 9 elementi possono essere affrontati come un unico sistema, non uno alla volta, ma tutti insieme, come una sintesi che dia qualche cosa di più dell'intervento sui singoli. E questo tipo di innovazione si chiama innovazione del business ed è una grossissima novità che noi, io e il mio socio Sergio Bonomi, desideriamo portare a tutte le aziende italiane, far conoscere questa cultura a tutti in qualunque modo, in modo da aiutare la creazione.